Radio Radicale, siamo con Ciro Maschio di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Giustizia, per parlare di eutanasia. Allora, oggi i lavori sulle proposte di legge congiunte sul tema si sono bloccati perché la maggioranza aspettava il parere del governo sugli emendamenti, che non è arrivato. Allora, il provvedimento dovrebbe arrivare, credo, il 25 ottobre in aula. È giusto che il governo intervenga in un tema parlamentare, diciamo, oppure dovrebbe astenersi? E quanto pesa questo fatto che il governo ancora non si è espresso? Ma il governo ha chiesto tempo per esprimere il proprio parere e questo comporta uno slittamento dei lavori che potrebbero slittare anche con l'aula. E questo significa che c'è un problema all'interno della maggioranza. Questo non ci stupisce perché comunque è un tema ovviamente trasversale, su un argomento etico che tocca la vita e la coscienza di ciascuno e quindi divisivo, e evidentemente anche all'interno della maggioranza non c'è una linea condivisa su questo tema, anche perché c'è all'interno della maggioranza gente di destra, centrodestra, sinistra, centrosinistra, quindi è normale che su questi temi ci sia una divergenza. E noi avevamo evidenziato fin dall'inizio l'inopportunità di una forzatura su un tema così delicato nel momento in cui questa legislatura sta affrontando altre emergenze, per cui sarebbe meglio concentrarsi sull'agenda economica più che non sui temi, tra virgolette, di bandiera sulle battaglie etiche. E quindi aver voluto forzare un po' per portare avanti a tutti i costi questo provvedimento ha innescato delle tensioni anche all'interno della maggioranza. Lei che ne pensa del fatto che il governo si esprima su questo? Ma il parere del governo è una formalità che comunque fa parte dell'iter del procedimento. Non il governo potrebbe anche astenersi? Sì, il fatto che il governo abbia chiesto tempo significa che non ha voluto esprimere un parere adesso perché non era in grado di darlo, ma significa anche che la maggioranza che compone il governo non è coesa, non è d'accordo su cosa fare, se dare un parere o no e che parere dare. Ah, questa situazione per voi va bene? Se non vanno bene le cose per la maggioranza e il governo per voi è oro che cola, nel senso non si va avanti? Sì, l'avevamo previsto, non è che ci va bene, a noi andrebbe bene che ci fosse un altro governo coeso sui temi di fondo e coeso sull'agenda economica. Questa è una fine legislatura molto strana, dove stanno insieme al governo forze che hanno una visione della vita completamente diversa e non si può pensare che per il solo fatto di essere al governo, alcuni per salvare l'Italia, molti per salvare la poltrona, automaticamente questo significhi che debbano essere d'accordo anche su temi molto divisivi. Grazie a Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.